Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del secondo episodio della prima stagione di This Is Us, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti. Cosa posso dire? Dopo due episodi questa serie mi ha fatto piangere più lacrime che, diciamo, almeno 10 serie in 5 stagioni. È stata devastante. Ammetto che il plot twist della settimana scorsa, unito al fatto che questo episodio si è aperto 8 anni dopo la nascita dei bambini, mi ha resa un po' perplessa perché mi fa pensare che sarà difficile mantenere questi due piani narrativi per tantissimo tempo. E quindi mi fa già avere paura che se la serie dovesse andare in onda per tanti anni, la magia si romperebbe. Però per adesso sono fiduciosa perché mi sta piacendo tantissimo, mi sta coinvolgendo da morire, mi sta emozionando ed è quello che io cerco da una serie TV, quindi 10 e lode. Ma andiamo ad analizzarlo un po' meglio. Adoro la semplicità della forza dei sentimenti che viene comunicata in questa stagione scena dopo scena. Il filo sottile che unisce presente e passato e che lega le persone, nonostante il tempo, la distanza, i contrasti e le diversità. Poi lo ammetto, Kate è indubbiamente il mio personaggio preferito, forse perché mi ritrovo di più nelle dinamiche che la contraddistinguono. Ma la ritengo vera, autentica e mi commuove sempre molto. È verissimo che quando la tua vita ruota tutta intorno a qualcosa che sembra impossibile da cambiare, diventi impermeabile alla bontà, ai sentimenti, alla solidarietà nei confronti degli altri. Diventi quasi cattiva perché ti sembra di essere l'unica al mondo a soffrire. Lo sclero che lei ha avuto durante la terapia di gruppo è stato assolutamente credibile e Toby rappresenta il classico dono che ti arriva dal cielo, però dono che da solo non basta, perché lui può aiutarla molto, può dirle tutte le parole che vuole per spingerla a credere in se stessa, ma deve essere lei per prima a fare sì che il peso non sia più il centro della sua vita. È ovvio, il peso ti può influenzare, ma non è tutto. Lei è molto di più, ma deve crederci e volerlo veramente, perché se no sarà sempre inchiodata e non si muoverà di un passo. Per quanto riguarda poi Jack e Rebecca, sto già soffrendo. Dopo aver visto gli apprezzamenti di Miguel su di lei e la chiamata di scuse, mi sono immediatamente preoccupata e il plot twist finale mi ha dato ragione. Mi piace tanto che questa coppia non sia perfetta, come poteva sembrare all'inizio, che abbia i suoi contrasti, che abbia le sue problematiche da affrontare. Lei è la classica matriarca che gestisce nelle proprie mani l'intera famiglia, pur facendo degli errori, perché sono convinta, anche se per ora si è visto poco, che lei non sia stata in grado di curare Kate nel modo giusto e che questi problemi alimentari in realtà siano stati aggravati nel tentativo di correggerli. Sta di fatto che lui è un uomo fragile, che ama la follia, sua moglie e la sua famiglia, ma che forse non è del tutto in grado di ammettere i propri limiti e di chiedere aiuto quando è il momento. I due piani narrativi che allontanano e avvicinano i personaggi sono assolutamente intriganti e, come tutti gli altri spettatori, sono curiosissima di sapere cosa è successo all'interno di questa coppia. Il fatto che Rebecca, anche da anziana, continui a portare la collana mi fa pensare che Jack sia morto e che questo sia avvenuto anche da diversi anni, considerato che le bambine li chiamano nonni, perciò dovrebbero aver visto Miguel sin da quando sono nate. Voglio sperare che Jack non abbia abbandonato la sua famiglia, che non abbia fatto questo specialmente a Randall, che aveva già vissuto il dramma di un primo abbandono. E veniamo proprio a Beth e Randall. Randall è un personaggio che mi ha toccato molto, perché è come se si sentisse perennemente in debito con la vita, forse perché nonostante l'abbandono ha avuto la fortuna di essere accolto in una famiglia e questo ha fatto sì che lui sia così buono, così disponibile anche nei riguardi di chi l'ha fatto star male o comunque non gli è stato vicino nel modo giusto, come può essere ad esempio il fratello. Ed è quindi bellissimo vedere che la moglie di cui lui si è preso cura in maniera impeccabile adesso voglia proteggerlo, anche a costo di fare una brutta figura con il padre, di essere prevenuta, è comunque in grado di chiedere scusa, di fare ammenda, di capire di aver sbagliato per troppo amore e quindi la scena del chiarimento di notte è stata bellissima e questa coppia mi piace veramente tanto. Devo dire poi infine che Kevin è il personaggio che per ora mi ha preso meno, è come se io sentissi che ha qualcosa da dire, però mi trovassi di fronte a lui come Kate al cospetto della ragazza anoressica, non riesco a vederlo problematico, non riesco a entrare completamente nel suo mondo come invece riesco a fare con gli altri personaggi. È come se mi venisse da dirgli: sì, lo so che tu stai soffrendo, ma in realtà ti lamenti per delle bazzecole quando c'è qualcuno che soffre veramente. È brutto da dire, però insomma spero che anche questo personaggio riesca ad essere analizzato più in profondità e ci dia qualcosa di più. Ho letto un'intervista allo showrunner, pare che nel terzo episodio ci si concentrerà di più sull'infanzia o comunque sul percorso esistenziale del padre biologico di Randall per capire che cosa l'ha portata ad abbandonare suo figlio. Ed è proprio bello che in questo show si raccontino delle storie.
serie, perché la vita non è bianco o nero, è fatta di tante sfumature, di tante scelte, di tanti avvenimenti più o meno casuali che ci hanno portato ad essere quello che siamo. La cosa bella che si respira sin dall'inizio è la speranza, perché è vero che tante cose possono anche non andare bene, ma come dal limone più aspro si può fare comunque una buona limonata, c'è sempre la speranza di poter cambiare le cose. Finché c'è vita, abbiamo sempre tempo per cambiare atteggiamento, per essere persone migliori, per amare, per farci amare. Questo show davvero lo consiglio a tutti. Spero che continui ad andare nella giusta direzione e dopo questi due primi episodi sono davvero soddisfattissima. Il tempo vola e non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana per vedere il terzo. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video. Vi lascio nell'info box tutti i link ai miei social. Fatemi sapere se l'avete visto, come avete trovato questo episodio e se non l'avete ancora fatto, vi va, iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!